Zombie apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiere, tutto ok? Spero di sì. Allora, premetto che non sto registrando con la fotocamera posteriore, cioè scusate, frontale, ma posteriore, quindi mi vedete tutta con i pori tutti strani, non lo so, vabbè, però ho la migliore qualità comunque. Non so se lo caricherò in modalità bassa o alta, però ci tenevo a dirvi che sto video lo caricherò da computer o da cellulare, vediamo. Questo aggeggio che vedete, poi non è un aggeggio ma è la custodia del telefono, non so cosa si possa vedere, però vedete già. L'ho dovuta togliere perché sennò non riuscivo a registrare, perché c'è anche con la ring light. Ho chiuso la finestra perché faceva veramente non freddo, vento, mi entravano moscerini di tutte e di più, e quindi niente qua. Ah, niente, una cosa della tuta. Ho comprato un'altra tuta. Ah no, non è una tuta, è una maglia. E questa è l'etichetta che vedete voi. Vedete, questa è l'etichetta. Non so cosa possiate ben vedere, ma questa è l'etichetta. Si vede qualcosa, sì? E nulla. Allora, innanzitutto, se vi va, vi lasciate un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella. Nulla. Sono qua sul mio canale YouTube che sto guardando alcune cose e le sto cercando di migliorare un po', perché non è il massimo come sono. A me piacciono, ma non mi fanno impazzire, quindi voglio migliorare qualcosa che non è questo, come lo sbadiglio che ho fatto poco fa, però vabbè, niente. Come cosa che voglio migliorare l'editing per me è importantissimo. Se non c'è un buon editing, c'è quegli editing che facevo io all'inizio, facevo veramente pietà, per carità di Dio, facevano pietà, e quindi ho deciso che oggi voglio fare un buon editing. Non so neanche se ci riuscirò, perché con Windows Movie Maker non so cosa potrò farci mai, però vabbè, speriamo bene. E nel frattempo, adesso io vi saluto e ci vediamo dopo. Aspettate un attimo che vado a prendere le cuffie, un attimo. Eccomi qua. Allora, ho preso le mie belle cuffie, eccole qua le cuffie. E con queste cuffie devo sentire l'audio del mio video, quindi vediamo quando andrò a montare il video. Ah, ho dimenticato un'altra cosa. Il, come si chiama? Il connettore del mio, come si dice, del telefono. Se no, senza il telefono cosa faccio per metterlo lì? Quindi adesso aspetta un attimo che vado a prendere un attimo solo. Ho dimenticato tutto come al solito, ma vabbè. Ci avete fatto caso che mi sto impappinando ogni 2x3? io sì, non so perché, però mi sto impappinando, ma vabbè, è lo stesso. Ok, bene. Ora io vi saluto e non lo so, ci vediamo al prossimo video, che ne dite? A presto, un bacio, e like, commento, e guardate questo video su, da questa parte qua, non so dove lo sto indicando, pare di sì, e su, non lo so, di come cucino io la fettina impanata, che poi non è... Ora mi sono sbagliata, non è che il pollo era quello che ho cucinato io quel giorno lì, ma è un vitello, un girello, non mi ricordo, comunque giù di lì è un girello quello, quindi non era pollo, perdonatemi, ma non era pollo, quindi andate qui, guardate bene, non era pollo, perdonatemi, non voglio fare la bugiarda e la falsa. Mi sono dimenticata di dirvi che mia nonna ha detto: ti sei sbagliata, quello non è pollo, quello che ho mangiato, quello è vitello. Ve lo dico qua adesso in questo video, così ne approfitto anche di questo piccolo casino che ho combinato, ma vabbè, può succedere, è un errore umano che ogni tanto mi può capitare quando registro i video, ma questo è tutto un altro discorso, va bene lo stesso. Un bacio e ciao, like, commento, iscrivetevi e attivate la campanella se guardate il mio faccione da questa parte. E guardate questo video qua che vi metto in sovraimpressione nel video. Sì, avete capito, come si chiama?
Del cucino la fettina di pollo, che poi non è fettina di pollo, però ci siamo capiti. Cliccate qua. Ciao. Allora, questo è il mio outfit, come potete ben vedere. Il mio bel outfit. Con questa tuta qua del, sì, del pigiama, stavo dicendo. Tuta qui da palestra, che dovrei tra l'altro cambiare con un'altra tuta, perché questa ormai è da lavare, ma vabbè. Questa è la mia maglia per sudare ancora un po' di più, vabbè, dettagli. Sì, vabbè, questo è tutto un altro discorso. Praticamente questa maglia l'ho messa perché se metto una maglia di lana, cotone dentro e lana fuori, mi suda subito, all'istante, quindi non ce n'è neanche bisogno di pensarci, che già in un attimo si fradicia di sudore. Questa non me lo fa perché è tutta cotone, sia dentro che fuori, quindi non c'è bisogno che io faccia storie ogni 2 secondi, ah che caldo, ah che caldo, ah che caldo. No, perché? Perché ogni volta non sudo, sì, sudo le ascelle, ma sudo poco poco poco, quindi sono a posto così, diciamo. Già, e niente. Quindi, a parte questo, vabbè, qui ho le pantofole, come si vuol dire, non so se si vedono, sì, ma non ci fate caso. E questo è il mio outfit di stamattina. Avevo questa maglia qua, questa no, non è una maglia, dove l'ho messa? Vabbè, comunque siamo capiti, questa è la maglia che lì in mezzo a tutta quella scartofi lì c'è la maglia, comunque tutte quelle robe lì sono le ho messe da questa parte, aspettate un attimo. No, 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 è di qua per forza. Non lo so dove l'ho messa, non ne ho idea. No, non lo so ragazze, non so dove sia. Vabbè, non voglio far cadere niente, comunque. Mi credete solo per ora che c'è la maglia di questa tuta. E niente, dai, si torna alla base. Spero che questo outfit vi piaccia, perché là ci sono le mie scarpe, come potete ben vedere da lì. Le mie scarpe da tennis della Nike. E nulla, dai. Già. Questa è la mia camera, come potete ben vedere. E questo è tutto il disastro che ho combinato finora. Sì, lo so, lì c'è un fazzoletto che non è sporco, ma è per pulirmi dal sudiciume dei trucchi, quando mi vengono rimasti i trucchi tra le labbra. Sì, lo so, è un fazzoletto sporco, senza farne troppo melodramma, però è così. Poi si va più in là. E questo è il mio bel letto tutto sfatto, ma va bene lo stesso, dai, non ci lamentiamo. Questo è il mio letto sfatto, quello è la custodia del mio iPhone, custodia più che altro la scatola del mio iPhone 15. Quelle sono una crema per i piedi e una per le mani, della Yves Rocher, ve l'ho già fatto vedere. Eccola qua, questa è della Yves Rocher, vedete? E c'è anche la luce, così vedete meglio. Yves Rocher. Per le mani, al burro di karité. Karité, sì, karité, c'è scritto qua, vedete? Karité. Eccolo qua. Karité. Poi questa qua, hahahava. Allahahava. Vedete? Ecco qua. Body lotion, lozione corpo, che poi la uso per i piedi alla fine. E mi ci sto trovando benissimo. Poi, cos'altro dirvi? Milk, latte corpo, che lo utilizzo quando, dopo avermi fatto la doccia, eccetera. Un libro che sto finendo di leggere, poi alla fine lo leggo sempre a metà pagina, sempre alla metà del libro. Io non so perché arrivo sempre a quella metà, ma vabbè, no comment. Vorrei finirlo tutto e non ci riesco. Lasciamo stare, che meglio va. Vabbè. Ora chiudo perché tanto. Ah no, aspettate che lo sia aperto, perché questa camera è buia che non ne può più. E nulla, questo è da dove sto registrando io adesso. Quello è il mio computer, sì, dove edito i video. Vabbè, lì tutto disordinato, non ne può più. Qui c'è la mia bella borsa da palestra, vedete? Già, ci tengo un po' di tutto qua dentro.
tutto quanto ci tengo qua dentro. Ce la farà mettere a fuoco, sì. Nulla. Questa è la finestra mia, della mia camera, ma va. La porta. E si rientra alla base. Allora, oggi è il giornata, non è male per niente. Infatti è bellissimo. Vedete? Troppo bella. E adoro come per giornata. Bellissima. Una bella giornata di sole. Ciao. Vedete? Troppo bella. E nel frattempo vi mostro anche com'è la mia camera, tra virgolette si può dire, perché è in disordine, però fa lo stesso, ve la faccio vedere. Aspettate un attimo che vi giro la cam, anche se avete già visto tutto. Allora, eccomi qua. Dunque, cosa intendevo per il cavo del mio telefono, sia per agganciare la computer? Questo qua, vedete, non so se si vede qualcosa. Però uno è per metterlo al telefono e l'altro al computer. Li vedete questi due? Sì, esatto, questi. Quindi questi mi devono servire, questi due, per agganciarli, uno al computer e l'altro al telefono. Speriamo che vadano, perché ma sì che vanno, per forza devono andare per queste cose. Poi l'altro sono le cuffiette che ho recuperato. Finalmente vai. Non può cominciare il mio video senza mettere bene queste. Con queste cuffie qui, vabbè, e niente, questo è tutto. Quindi, che dire, oggi sono stata alla spesa, ho recuperato il mio vecchio telefono che adesso non è più nuovo, ma è vecchio, non si può aggiustare, non importa, userò l'iPhone 15, non importa. Cerco di tenerlo bene, di salvaguardarmelo bene il telefono iPhone, perché è sempre il telefono che ho desiderato io. Sì, è vero, all'inizio costava e costa tuttora 1500 euro, però era in offerta e l'ho voluto comprare a 889 euro e 90 centesimi. Comunque non importa. Allora, l'importante è che l'ho ottenuto e ce l'ho fatta ottenerlo. Quindi va bene così per me. Voi che ne dite? Perché a me, anzi, uno mi ha già criticato, e più di uno credo, non ne ho idea, non voglio, non mi interessa neanche fare tante polemiche, ma ho sentito dire che un telefono come quello, i piccioli, dove li trovi? È vero, è un po' caro, anzi, è abbastanza caro, ma se uno ci lavora per ottenerlo, è ok, e io ho lavorato per ottenerlo. Lavorato si fa per dire, perché io sono, vabbè, lo sapete, non te lo accenno. Sono pensionata, come avete capito, sono pensionata. Mi paga lo Stato, quindi sto bene così. Perché sei pensionata? Perché ho delle patologie, ragazze, lo sapete anche voi. Con queste patologie, non potendo lavorare, ovviamente, sono così. Ciao, che poi ci possiamo fare? Niente. Ciao. Quindi, che dire, ragazze? Vi faccio vedere come il tempo fuori, ok? Un attimo solo. Click on zombie apocalypse.